Mio nome è Broxnar, campione di clan di bambole di pezza. Io lavoro a Grigia Accademia, loro porta insieme a gruppo di gente che parla, parla, parla. Poi finalmente momento di arena! E arriva due cani, parla e mi porta via. E io non trovo più spazio, vede solo gente in giro ma non mi trova più in arena. Quindi io non combatto neanche questa volta. E i due cani parla, parla, parla. Questo inferno di orchi. E quello che state ascoltando è Fumble. Fumble! L'inferno degli orchi. Potrei cambiare il nome della puntata in l'inferno degli orchi. No, per questo si libera, dai. La puntata in realtà si chiama Pelle Verde perché sarà tutta su Broxnar. Non combattere neanche questa volta. Tu non ce la fai proprio, eh. È colpa del tipo di cellulare che ha un livello per la suoneria e poi c'ha un livello che è multimedia, ma lo puoi abbassare solamente se è partito. Ah, ok. Un qualcosa che ne ha bisogno. Perché quello della Samsung è sfigato. Asus lo puoi abbassare da solo anche separatamente. Lo potresti fare facendo questa cosa così, ma non ma è troppo comodo, troppo comodo. Bisogna dire che è ormai un rito a questo punto, no? Esatto, sì, porta fortuna. Già la 13. Siamo ancora vivi. Siamo alla 13ª puntata di 13ª era questa. Urca. Ma è la 13ª, perché è lo speciale, vedi? Comunque, quello che state ascoltando è Fumble Fumble, è il primo podcast. Scusa, allora il nome della puntata deve essere il 13esimo figlio del 13esimo Fumble. Il 13esimo Fumble o del il 13esimo Fumble. 13esimo Fumble. Attenzione, sì. Solo mi sa che ci fanno fuori col copyright. 13esimo Guerriero, quello che fa capire a tutti i giocatori di D&D, mentre altri criticano tantissimo il momento in cui lui impara le lingue. Che infatti è una cazzata. Sì, però in D&D è spiegabilissimo perché è passato di livello, ha preso la proficiency. Ah, è spiegabilissimo. È come lo spiega in D&D, è così. Sì, in effetti. Stava proprio lì lì per livellare e ha scelto quello lingue. Che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo in Italia. Ci trovate su fumblegdr.it o su qwerty.it. Ci trovate su iTunes, su YouTube. Un po' dappertutto. Snapchat? No. Snapchat no, ma Twitter su, sì. Sui cartoni del latte? Probabilmente, no. Missing. Missing, esatto, è Fizzo soprattutto. Potete andare su fumblegdr.it/shop e comprare i nostri gadget o il manuale di Urban Heroes con il codice FUMBLE NOW. Yeah. E già che siamo a tema, andate anche su Kickstarter a fare il pledge per Dungeon Digger, di cui trovate la puntata di com'è quel gioco sempre su qwerty.it. E quando fate il pledge su Kickstarter mettete FUMBLE NOW. Vi darà errore, però intanto esatto, va bene. Però è più bello. È più funziona bello. Ovunque. Fate uno screenshot e tra tutti quelli che ce lo manderanno noi sceglieremo il migliore e il migliore vincerà un applauso. Potremmo fare anche un un'ospitata? Qualcosa di più, tipo beh, no, ospitare qualcuno. Beh, no, ma di pagare le tasse, c'è tutto il macello. No, se ospitiamo qualcuno no. Ah, no, se lo ospitiamo no. Solo per farlo entrare in casa non no, però mi sa che non possiamo neanche regalargli un dado, perché in Italia se tipo gli dai un dado a sorteggio così devi essere abilitato dalla sì. C'è un sta minimo, minchia. C'è un minimo di denaro sopra il quale devi farlo, sotto no. Mi pare tipo 5 euro. Quindi un dado potremmo ancora riuscire a un dado scauso, ma possiamo no, dei dadi illeggibili. Ok, già consumato. Esatto. L'altra cosa che potete fare è andare su qwerty.it/associati e diventare soci o fare una donazione a Qwerty, che è un'associazione culturale che produce altri podcast, tra cui Senza Rossetto, che tra poco riparte. Adesso stanno registrando le puntate nuove. Ancora roba, basta. E per il 2 giugno uscirà. Cioè, c'è troppa roba. Poi la gente, andate ad ascoltare, pagate, così ne facciamo ancora di più. Esatto. Esatto. Donate, donate, donate. Perché nessuno ha fermato il mondo per andare in sovrappopolazione e continua a aumentare. Perché non possiamo fare una sovrappopolazione di podcast. E in più per tutte le persone che stanno nascendo sono più podcast, c'è un più bisogno. Assolutamente sì. Perché più podcast per tutti. Science, bitch. Saluti anche ad Alessandro che ci dice Fumble Now, proprio now, Alessandro now. Già si candida prepotentemente per che quando voi parlate c'è una lineetta verde che sembra tipo fa pipi pipi tutta tranquilla, bella verde, poi quando parlo io vado sul rosso e si accende tipo spia della macchina. Infatti ti tengo più lontano e ho già abbassato il guadagno del microfono, ma non è mai abbastanza. Lui viene pagato? Sì. Il microfono viene pagato, tu no, mi spiace, sei lo stagista. Ma no. Ci sta. Stasera siamo qui a giocare Broxnar nel passato e come avete capito, se avete ascoltato la puntata di ieri sapete che cosa è successo a Broxnar. Se non avete ascoltato la puntata di ieri,
A, andate ad ascoltarla, ma esatto, non in questo preciso momento. La seconda cosa che potete fare è ascoltare il mio riassunto un po' più umano di quello di Broxnar, che arriva fin dove può arrivare, poverino, col suo... Esatto. No, è anche intelligente. Sì, esatto. Solo che non sa parlare. Quello che è successo è che Broxnar è stato rapito per sbaglio da stupido idiota nel riassunto. Beh, ma spieghiamo per chi non conosce tutti i trascorsi, questo qua è un piccolo cameo di vecchi personaggi. Sono, diciamo, stupido idiota e Krubal sono due coboldi molto molto potenti e molto molto psicotici, molto molto potenti, che uno, che è quello che è in grado di aprire portali tra una realtà e l'altra, è praticamente schiavo dell'altro, detto proprio in poche parole, uno schiavo non consapevole perché si fida di qualsiasi cosa. E comunque ci sono questi due coboldi in grado di alterare la realtà e prendere persone da una parte e dall'altra, di solito per derubarli. In questo caso chissà quali saranno i loro piani, o per errore molto probabilmente. Stavano cercando di prendere Fitz, hanno preso Broxnar. C'è una bella differenza, però uno vale l'altro. Sì, e beh, sono consideriamo che questi coboldi, soprattutto quello che apre i portali e quindi prende la gente, è molto molto stupido. Si chiama stupido idiota per un motivo. Perché vuol dire grande drago bianco nella lingua dei draghi. Certo. Sì. Grande drago saggio e bianco e generoso. Potrebbe essere lui, l'Araldo. Potrebbe essere lui. E invece no. Quello che è successo è che Broxnar si è sentito aprire un portale sotto i piedi. Si è trovato in un limbo bianco con questi due lucertolini che parlavano incessantemente e che l'hanno abbandonato a un certo punto, aprendogli un portale e andandosene in un altro portale. L'unica cosa mentre che se ne andavano, chiaramente continuavano a discutere se fosse giusto il portale o fosse quello per il vulcano. No, era l'altro, dovevamo prendere quello. C'avevo freddo. Dovevo andare bene, è un orco, no, immune al fuoco. No, quelli non sono gli orchi, sono i troll. No, i troll si fanno più male. Ehi tu, cane parla. Dove ci vai? Ci sta seguendo. Ma corri! Io sono un cane. Dove va? E li vedi scomparire. E rimane solo un portale attraverso cui non riesci a capire che cosa c'è dall'altra parte, perché è una specie di vortice viola-bluastro. Io teme, io va. Io va attraverso il portale. Attraverso il portale? Attraverso lo specchio. E per un attimo ti sembra di esserti appena svegliato da un lunghissimo sonno, mm-hmm, perché sei nella tua tenda di quando eri giovane. Sei sdraiato sul letto, proprio sdraiato, mm-hmm, e allunghi la mano verso la bambola di... Di Bragg e non la senti addosso. Cani, ti guardi e sei molto più piccolo di quanto tu ti ricordassi, molto meno muscoloso, non hai la tua fida ascia, hai un'ascia un po' più vecchia e rovinata. Non hai più la collana di barbe. Non hai più la collana di barbe. Che maleficio fatto. Tutto illusione. No, vero. Cani inganna. Io va. Fuori di tenda. E trova Arena. Ti alzi. Esci dalla tenda. E ti trovi in mezzo al tuo villaggio. Della tribù di orchi di cui facevi parte. Le bambole di pezza. La riconosci perché hai passato almeno 20 anni in questa tribù. Prima che i nani la falciassero e uccidessero tutti quanti. Il villaggio è pieno di orchi che stanno facendo le loro cose quotidiane, per cui ci sono orchi che stanno appendendo le barbe dei nani ad asciugare. Tipica giornata nel villaggio degli orchi delle bambole di pezza. Come dei puffi, sì. Con le donne, con le bambine di fianco che come si dice, no? le dipanano. Esatto. Al telaio. Allora. O altri orchi che affilano le proprie armi. E lo sciamano che sta curando i feriti che si sono già sfidati oggi, come succede d'altra parte ogni giorno. Vado da un orco più piccolo di me come età, e lo branco per la gola. Ehi, che anno è? Di terra di orchi! E ti guarda un dito. Broxnar! Scemo! Non è scemo, che anno è?
Che giorno è di calendario orchi? Calendario orchi, calendario orchi. Che sapere io di calendario orchi? Chiedere a sciamano. Tu stupido. E tu idiota. Stupido. Idiota. Stupido. Dimmi. Sì. Dove cani? Si apre. Se la faccio. Ti mettere una mano dentro il portale senza riuscirci. Vado da si picchiano per 5 minuti e poi vado allo sciamano. Esatto. A pugni sulle spalle poi, no? Tipo, tu stupido, pam! Cazzotto da 10 danni sulla spalla. Quando serve goblin mai si trova. Vado dallo sciamano. Ah, oh, Broxnar, tu quasi pronto per partecipare a Orcamania. Ma io già grande campione. Oh, grande campione, tu vinto una volta. Quest'anno dovere vincere di nuovo o non partecipare a Orcamania per altri 5. Ma questo anno di che calendario? Che anno di? Che anno è? 37. Io mai bravo in matematica. Beh, è quello dopo 36. Ma prima di 38. Quanti nani è 37 più nani? Ah, 37. Giusto, nano zero. Quindi io 37. Broxnar, tu dovere fare più in fretta. Io dovere andare da Bragg. Io giovane Bragg, vivo Bragg. Certo, vivo Bragg. Bragg campione di tribù. Noi dover andare da Bragg. Ah, Bragg, signore di Orcamania. Quindi io... superato di maggiore di uno. Nani che parla portato dietro. Tutti i nani parla. Cani che male, parla. Male, ma parla. Quindi noi potere sovvertire destino. Tribù pericolo. Aha. Noi dovere difendere. No, se no, Orcamania finita. Ah, oh, Orcamania mai finita. Orcamania sempre in corso. Se c'è no, nani. Succede di grande disastro. Se stesse collegando solo ora, sono due orchi che stanno parlando. Non siamo caduti tutti vittima di un pazzo malvagio con il raggio. Puoi venire io con te. Io devo di parla di Bragg. E venire a parlare con Bragg. Ma tu dovere preparare per Orcamania. Tu non avere neanche una barba. Io vado a prendere barba e poi vengo di parla di Bragg. Ah, forse Bragg avere barba per te. Ah, lui dare Bragg. Ride. Io dimostra che è più grande campione di Bragg un futuro. Ah, se tu volere potere sfidare Bragg oggi. Potere sfidare Bragg? Certo. E allora io sfido e dimostra. E allora seguire me. Vengo con te. Lo sciamano esce dalla sua tenda e si avvia verso quella di Bragg, che è riconoscibile a chiunque passi dal villaggio, anche un non orco. È la più grossa. È la più grossa e con le teste di nani, non solo le barbe, ci sono proprio teste di nani sulle picche appese. Io guardo come se stessi vedendo, non so, il tempio. La Hall of Fame. Esatto. Scosta la tenda, entra e all'interno c'è quest'orco estremamente possente, seduto su una specie di... non è proprio un trono perché è fatto tipo di ossa incrociate con delle pelli, però è la cosa che più simile a un trono abbia un orco. E lo sguardo ti cade subito sull'ambito e il famoso mantello, okay, fatto con le facce di nani, okay, tutto un lato, che fatte anche molto bene, con una certa espressione ognuna... La firma sotto dice Fuketsu. Di terrore. Che strano. E vale anche, oltre a essere di solito il simbolo del campione, è anche quella cosa che vale probabilmente di più nel villaggio, perché è stata fatta veramente bene, cioè durerà per i secoli. Io provo di 4-4, come può essere un orco, cioè maldestro, in modalità stealth, ad andare vicino per toccare il mantello. Fai una prova di destrezza, però non ci puoi aggiungere altro, no, credo. No, minchia, 12. 12, 12. 2. Branco la mano stritolandogliela.
Bravo Gianni, iniziamo bene. Sì, allora spoilerò che il fatto che questa qui sarà la puntata di Fumble più corta della storia del programma. Prepara anche il PG per la prossima perché muore. Sì, Sorco esatto. Gigante ti afferra la mano, inizia a stritolarla, ti pieghi anche un po'. Tu giovane orco, io ci ho visto te. Tu campione giovani. Sì, io sfida. Tu deve molto allenare. E lo spingo via. Ok, mi accascio. Perché tu intenda di grande Brag Krogan, campione 12, 12, 12, si gira verso il tizio. No, 15, 17. 17. Come teste di nani fuori. Tu, conta teste di nani fuori. No, io se io non conta... Tu. No, finisce. Non tu! Ah, lui. Tu guerriero, tu no conta. Indica un goblin. Ok. Io campione numero teste di nani fuori. Orcamenia. Io volevo parlare con Brag. Io so, allora... Tu giovane, campione di arena, e non conosce io Brag. Io Broxnar. Tu cerca Brag, io Brag. Io conosce Brag e io avrei bisogno di parlare. Tu parla, sta già a parlare con Brag. Io odio parlare, premessa. Non vuole parlare perché è inferno. Ma tu qua a parlare. Yeah. Parla! Se vuoi dover parlare, io dover andare. No, sciabba, va! Tu dover sapere. Parla! Voi... Io dare voi benedizione. Di Tarot Ateide. No! Dea di cieca fortuna. No! Puh! E ti Puh! Ah, è una spalla in faccia. Il rito è completato. E si fa per uscire dalla tenda. No, sciamano, tu dovere rimanere, per favore. Io so tu voi... inizia a parlare troppo. Io so voi... Io inizio ad avere testa. No, Brag. Male. Io so voi non credere, ma io viene da futuro. E futuro clan bambole di pezza spazzato via da nani. Impossibile se Brag è con noi. Un giorno di Orcamenia, noi oggi dovere... Se nani attacca, noi fa tanti mantelli. No, noi morire, io sapere, io perché già vissuto. Perché tu debole. Nessuno fugge nani. Se tu esplorato e nani arriva, noi accoglie. No, perché... Noi no. Fa... Bocca... fa... Da bere cose dove si mette da bere. Con loro teschi. Sangue. Belli grossi. No, quello è quello mettere dentro. Ah. E, troppo parlata. Orchi più stupidi di Alfling. Noi dovere difendere da nani. Dovere, nani dovere difendere da noi. No, nani è animale di massa. Cibo loro per lui. Sospendere perché Orc Lord fatto accordo con Re Nano. Beh. E lui lascia massacrare noi. Beh. Tu chiama sciamano. Io essere sciamano. Non era uscito. Stava per, poi lui ah, okay. Venuto lì. Sciamano, tu parla e non capisce questo linguaggio. Proxnar ha preso troppi colpi in testa, forse. No, voi dovete credere, io viene di futuro per colpa di cani parlanti. Sciamano, di se Proxnar dice vero. Se tu viene di futuro, ossa dirà il vero. E vedi che infila una mano. Sarà tutto così la puntata. In un sacchetto. La gente impazzisce. Oh! Ossa uguali! Lui dire vero! Se tu gira però no uguali! Ma io non ho girato! Loro cadute uguali! Tu sciamano! Lui vero? Lui convinto è vero! No, no, preso, io vero, no convinto! Tu preso vero. Troppe botte in testa! Vero? Noi devi questo. Difendere da nani? Voi, dobbiamo noi dobbiamo approntare! Da nani. Difese, villaggio. Nani possibile arriva... questa Orcamenia salta se nani attacca. No, Orcamenia... Per loro... organizza Super Orcamenia! No, loro con tutti i corpi dei nani! Loro attaccano. Noi poter usare due armi contemporaneamente così durante Orcamenia. Nani ora scarseggia! Brag, se nani attaccare notte, ora è giorno. Noi attaccare adesso. Colti impreparati. No, loro troppi, tanti. Bisogna riunire clan altri orchi e fare grande guerra a nani, se no noi muore tutti.
Bah, noi orchi, noi con Bran. Noi bambole di pezza, mai fallito, mai perso, mai arretrato o avuto paura di nani. Loro conta su questo. Noi prende nani, noi sbatte nani su nostre teste e noi vince Orcamenia. Questo dettami di bambole di pezza. Perché tu crede clan così nome? Perché loro conta su questo. Io avere proposta. Orcamenia molte ore da adesso. Noi avere molte ore per vedere se lui ha ragione. Sciamano, io rispetta, ma se Orcamenia no, io spezza tuo braccio. Si guarda il braccio. Sì, io fidare Broxnar. Fidare più di ossa. Però Orcamenia dopo aver ucciso i nani. Beh, Orcamenia notte. Con fiaccole. Più bello da vedere. Noi di cerca prove di nani in attacco. E dopo difende il villaggio. Tu no prove? Io non può avere prove, io viene di futuro. Io rimasto ultimo. Tu avere detto che sapere. Io sapere perché viene di futuro e io in futuro ultimo, unico sopravvissuto. E se tu sapere... E bevo da un teschio di un nano. Questo grande scherzo tu hai organizzato, sciamano. Voi pensa... Krogan stupido. Ossa Krogan... dire che tu no ultimo. Bra Krogan solo più forte di tutti, ma Krogan non stupido. Tuo nome tu... è Brag. Tutto scherzo. Tu beve troppo sangue di nano e no, e no, e no, capisce? No, non beve sangue di nano, male. Quasi tutto vino più sangue di nano. Io sfida bevuta sangue di nano. Se io vince, tu fida me. Se tu vince, io fida te. Brag Krogan si tira indietro da sfida. E allora beve, beve con me. E chi vince ha ragione. Sì. Valida sfida, orca. Io accetta. E mette in mezzo una caraffa. Un'altra caraffa. E fa portare a dei goblin una botte di vino. Orchesco, quindi terribile. E una botte di sangue di nano. Chiaro. Perché si fa 50-50 il Martini. Certo. No? Esatto. È il Negroni. È il Negroni. Ma non sbagliato. Non sbagliato. Ok. Oh Dio, dovremmo giocare solo ora. Il nanone sbagliato. Ok, cosa tiro? Scegli. Vabbè, all'inizio iniziamo a bere. Un dado da 20, poi sì. Il mio. Iniziamo a bere. Intanto, okay. Poi al decimo boccale, che è un 8 decimi vino, 2 decimi sangue di nano. Iniziamo a vedere chi regge. Ok, su cosa... Tu fai come se fosse questo. Questo? Il life drinker. Ah, giusto, sì. Io vado su costituzione? Eh sì. Ok. 18. Però, secondo me, ci può anche stare cacciatore di nani. Beh, perché sì. Ti sei abituato alle usanze naniche. 28. Io 18 più 8, 26. E quanto hai di background in... Background ho clan champion più 2, bodyguard più 3, wrestler più 3. Allora fai clan champion perché okay, le gare di 28 bevuta. Pari. Vabbè, tanto abbiamo retto tutti. Sì. Penso sia chi fallisce prima. Esatto. Però vedi, lui inizia... Io inizio con... Perché io ho life drinker. Okay. Con metà e metà. Ah, quindi alzi il tasso alcolemico. No, ah. È che il sangue di nano fa proprio schifo. Okay. E quindi è difficile da mandare giù. Okay. E quindi quando si arriva all'ultimo bicchiere, se è un 100% di sangue di nano è... E fa schifo al sì. Cazzo. Okay. Anche perché tu sarai un orco, ma essendo comunque un umanoide, sì, in teoria non puoi ingerire sono... sangue, esatto. Poi ti viene automaticamente da vomitare. Sì, poi sono un coso, sono un adolescente, sì. Rispetto. Io, no, io dover andare però. Mi pare che l'essere umano tipo un litro massimo e poi automaticamente per forza vomita. Io dover andare, vuoi continuare? Sì. Quando finito, io tu in mia tenda. Chiama Goblin Contateste. Sì. Si batte il petto ed esce. Ok. Continua a bere altri 2-3 giri e poi l'ultimo. Eccolo lì. 6. Oh, 12.
6 più 8, 14 più 2, 16. E Bragg, mentre era tutto tranquillo e continuava a bere, a un certo punto fa per appoggiarsi al bracciolo del suo trono tutto tronfio, manca completamente il bracciolo, che è parecchi centimetri indietro, e cade per terra. Però si rialza immediatamente, tirandosi così, fa da un colpo, buttando tutto per terra. Io stanco. Dov'è Goblin? Lo prendo per la testa. No. Guarda, va. Colpa tua, io ho perso sfida. E lo strappo a metà. Spargi altro sangue in giro e gli altri goblin che ci sono scappano dalla tua tenda. Tu ho vinto, prendo un po' di sangue di goblin e lo spalmo in faccia. Grazie. Io ho vinto, quindi tu fidati. Tu buona promessa. Io fidate. Noi prepara difese per villaggio. Dovere difendere da nani che arrivano. E noi trova nani e uccide prima che attacca villaggio. Fare incursione per mandare via nani. Nani scappa. E il nano quando scappa, più facile prendere mira. Vero, lento. Sì, e no, ho imparato zigzag. Esatto. Lo sciamano è nella sua tenda. Io ad aspettare. Organizza, intanto vado in giro a parlare con i vari... Nani che attaccano, quindi preparatevi, domani ci sarà, stanotte ci sarà una grandissima orcamenia. Esatto. E poi raggiungo loro. Boltar, che è il nome dello sciamano, ha preparato l'equipaggiamento rituale per le cacce ai nani, che consiste di armature completamente nere, in modo da non risultare visibili ad occhio nudo. Ha preparato le pitture di guerra. Ha preparato le bamboline in cui infilare le barbe dei nani. E ha preparato la tipica arma, perché non si usano mai le asce quando si va a caccia di nani, perché è troppo facile con un'ascia. Oh, okay. Sono dei piccoli coltelli che servono anche per fare direttamente lo scarpo. Uso un plot point che le bamboline dove si mettono le barbe, sì, funziona solo in combattimento, perché sono lievemente incantate, e funziona solo in combattimento. Se tu ci metti dentro una barba, per quel combattimento hai un più una CA. Ok. Se ne metti dentro un'altra nello stesso combattimento, più 2, più 3. Se alla fine riesci a mettere tipo 10, sei il campione della battaglia. E è poi fine combattimento si sprega. Vince le battaglie di Arcavenia. Esatto. Chiaro, lui c'ha la bambolina più 10, che è il massimo. E ha radunato anche alcuni dei migliori guerrieri. Difatti lui non si mette l'armatura. Ha radunato alcuni dei migliori guerrieri delle bambole di pezza. Ovviamente tu non lo sai che le bamboline ti danno la CA. Quindi sono figo che sono a petto nudo. Ok. Perché non somma, come la terza edizione. Non stacca. Quindi. Voi quindi pronti? Lo prendo per il collo. Bragg sempre pronto. Io sapere, tu. Lui è campione giovane, lui promette bene. Lui pronto. Oh. Lui viene il futuro. Lui pronto da futuro. Più pronto di pronto. Boh, bene. Allora. Più pronto di. Vado un attimo in guru meditation su più pronto di pronto. Allora io darei voi benedizione di Hasan. Dio cieco. Chino la testa. Oh mamma mia. Voi andare. Voi portare molte barbe. Già fatta. Sì. Basta dire io dare benedizione. No, perdere tempo. Cambia sempre. Sì, ma Dio, sai. Beh, questo Dio Hasan, Dio cieco. Lui non vedere se noi facciamo cose. Lui solo sentire. Io spero lui vede come noi prende nani. No, lui solo sentire. Solo sentire urla di nani. Vuoi fare urlare ossa nani. Ossa che spezza. Ah, anche. Ok. Quindi più urla nano, più Dio contento. Ok. Io non capisco tutte queste religioni. Ah, religione complicata. Però lui da noi... Grande potere. Ah sì, potere utile. Vuoi andare? Noi, mentre andiamo, noi piccolo clan, ma il clan più forte di tutti i clan orcheschi. Sì, ma... Io non posso credere che bambole di pezza, tu ultimo in futuro, perché bambole più forti, se tu no, tu ultimo, vuol dire no più orchi, tu ultimo orco. Sì, ma io penso a tradimento, perché... No altri clan orchi unisce noi per difendere di attacchi. Non preoccupare te con tradimento, perché orco vestito da nano noi furbi noi riconosce. Vero. Io una volta ho visto uno orco vestito di nano. Sembrava nano vestito di orco.
No, tu vedi. Solo più alto. Più alto. Io a prendere acqua perché orco fare fa fatica. Male, fa male la ringe. A me invece mi era abbastanza naturale ed è stranissimo. A me veniva naturale il coboldo. Però... già. E quindi se dovesse essere una cosa alla Shadowrun, dove ci risvegliamo e ognuno prende la sua razza, io potrei essere un orco. Io un coboldo. Un coboldo. Beh, oddio, ci sono cose peggiori. I guerrieri con voi sono 8. Mm. E seguono gli ordini di Bragg, ovviamente. Beh, gli ordini di Bragg sono sempre carica facendo più rumore possibile, perché così iniziano già a urlare e quindi sei più benedetto. Non fa una piega. Anche perché di solito la sua tattica è andare nella cosa, prendere il primo che è rimasto un attimo sorpreso da una carica di orchi dal nulla, strapparlo in due, che è la sua mossa finale, la sua limit, la finisher. La finisher, strapparlo in due, e di solito gli altri nani urlano e lui si crogiola perché sembra l'arena, il crogiuolo. Anche perché poi lui è bravo a fare dual wield, quindi li tiene per i due pezzi che ha usato e li usa come un doppio tonfa. O due nani direttamente, interi. Lì deve ancora imparare, non è così campione. Ah, ok. Sta di fatto che, nonostante voi vi muoviate facendo abbastanza rumore, sentite in lontananza, tu vai nella direzione da cui ti ricordi che fossero arrivati i nani, non sapendo esattamente dove fosse il loro campo, ma in lontananza sentite il rumore di un campo da guerra nanico, e nessuno dei presenti sembra essersi accorto di voi. Voi li vedete in lontananza, vedete che le guardie sono girate verso il campo, che stanno cantando e intonando qualche cosa in quella loro lingua orribile di cui non si capisce nulla. Mostra, tirate fuori barbe, bella mostra. E mi si mette il mantello tipo su un fianco, tira fuori le varie barbe. Non mi appiccio con l'unica barba. No, in carica, mio tre. Tre! No. Ecco. Vedete quanti cazzo sono sti nani? Vedete che ci sono parecchi nani. Ah! No, bello sistema di carica. Sono una trentina di nani. Voi siete in 10. Sono tre nani a testa. Conta che di solito lui è famoso per fare noi carica fino a tre e poi corre. Vabbè, corriamo. Correte, e a questo punto uno parte la musica del combattimento. Due. Io inizio a urlare nel modo più selvaggio possibile. E voi arrivate da sud. Ovviamente chi ci sta guardando in webcam vede la mappa. Voi arrivate da sud, ci sono dietro di voi i vostri compagni, uomini orco, che verranno interpretati dagli orchi, ovviamente. E davanti a voi si trova il campo dei nani, che al momento non si sono ancora accorti di voi. Quindi il primo round... dormono. Lo potete fare di sorpresa. Ok. 4 e 4. Davanti a voi i nani sono abbastanza sparsi intorno a un piccolo laghetto che c'è. Sei contento, Gianni, che c'è il tuo combattimento? Un piccolo laghetto che c'è nelle terre selvagge in cui vi siete avventurati, e non si sono appunto accorti di voi, ma vi rendete anche conto che appena beccate il primo, gli altri avranno probabilmente modo o di scappare o di chiamare a rinforzo quelli che al momento stanno dormendo. Il laghetto è fondo, è una pozza? No, il laghetto voi lo conoscete bene, non è particolarmente fondo, ma è abbastanza fondo per far annegare un nano se ce lo ficcate con la testa sotto. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, mi sa che li metto tutti. Sono tanti. Sono nani. Sono nani. Tirate anche di iniziativa, così poi ce l'abbiamo già per quando... 25.
16, 21. Boh. No, scusami. 9 più 21. E ci ho messo di... in particolare, notate che ce n'è uno. Eccolo. Che sembra fisicamente meno prestante degli altri. Ma che vi sembra essere il capo perché sono tutti a cantare e a ubriacarsi. Mentre quel nano è da solo, seduto su quello che potrebbe sembrare la versione nanica del trono di Bragg. Non sta bevendo e sembra essere abbastanza deforme. Però nella posizione in cui è, vi pare che stia comunque tenendo d'occhio la situazione. E lui non lo cogliete impreparato. Quindi tu hai fatto 25 Bragg, Broxnar 21. No, no, io ho fatto 9. 9? Sì. Perché avevo capito 21? Perché ci avevo messo il 12 di destrezza che non dovevo mettercelo, perché il tiro sull'iniziativa è solo il modificatore, giusto? No. Ah, quindi allora 21. Cioè, il modificatore più il livello. 5 più il mio livello. 4. No, no, 5 è già compreso il tuo livello. Ok, quindi è 5 più il tiro del dado, 4, 9. No, avevo sbagliato a contare all'inizio perché ci avevo messo dentro anche la cosa, come si chiama? La caratteristica. Basta. Il nano là nell'angolo è esattamente a metà tra voi due. E tutti gli altri nani figa saranno Marisa. Prima di Bragg, ma presi di sorpresa. Presi di sorpresa. Hanno fatto 20 di dado. E ho visto. Bragg. 3! Carica. Tu quale sei dei due? Quello col martello in piedi. Quello col martello, ok. Carichi, ti butti sui primi. Sì, perché io voglio continuare però andare dritto. Quindi magari tenermi un po' più di là. Quindi verso di là, esatto. Ok. E voglio provare la mia mossa. Voglio prenderlo per le braccia. Ok. E iniziare a strapparlo. Vai. Sempre strillando e sbavando. Che è l'unico modo in cui li conosci. Benissimo. Non ho il vantaggio perché hai preso di sorpresa? No, perché la sorpresa in realtà non ti dà. 13. Di physical defense, perché non hanno... Sì, per... versus PD. Esatto. Ah, ok. Capisci? Lo prendi. Sono 18 danni. Mentre inizio a tirargli, a staccargli quasi le rotule. Ne strappi uno in due. Perché sono anche poi. Quale dei due preferisci strappare? Quello più vicino. Vero, no, quello vero, più vicino. Questo. E lo strappo in due. E tengo i due pezzi. Come armi? Sì, per le braccia. I tonfa. Okay. E urlo contro il tizio. In più ho fatto 3 di dado, era? Sì. 13, sì, quindi è even, no. A posto. E quando strappi in due il nano, vedi che quello seduto non metterlo via il nano, dov'è? Ah, lo tieni come trofeo? No, lo voglio usare come arma. Ma c'hai già un martello in mano, dai. Se okay, riesci a farlo stare su. Voi che siete più indietro, che non avete ancora il sangue di un nano sparso negli occhi, vedete che quel nano strano e un po' deforme che c'era in fondo al campo si è alzato, non sembra particolarmente preoccupato e anzi sembra particolarmente felice di vedere te. Siete arrivati. Ha una voce molto strana, poco da nano, e parla perfettamente orchesco. Praticamente senza accento. Allunga. La pelle? La pelle, adesso che la vedi, ti sembra squamosa e verde. Oh, Taruk! Comunque potrei dire una cosa. Secondo me, nel villaggio degli orchi in realtà si parla il comune. Per quello lo parlano male. Però magari lui l'ha detto in orchesco. Perché? Perché si parla del comune? Perché devono essere capiti dai nani che usano come armi durante l'orcamenia. Esatto. Giusto. E quindi è diventata tradizione anche per allenarsi, per rendere l'orcamenia sempre più interessante, imparare il comune. Perché immagino che tu comunque parli con noi in comune, no? Ok, io gli urlo: Taruk!
Sai il mio nome ancora molto bene, ma non uscirai vivo. Ah, parla troppo! Dall'Orcamenia. E fa un tiro contro la tua difesa mentale. Porca troia, sono cazzi adesso. Prende la 20. Tocca a lui? Sì, lui non era preso di sorpresa. Prende contro la mia? Sì. Mental defense, yes. Prende 20, io 16 e quindi sono cazzi. Ok, non è pari. Bene per te, sono 10 danni psichici. Così. E senti il suo sguardo? Dove li... Nei danni. Ah, così. Sono danni. Sono okay. Psichici, quindi non credo che tu abbia particolari cose contro i danni psichici. No. E senti che il suo sguardo si fa largo nella tua mente e mentre lo fa, senti che c'è un tuo te stesso nello stesso corpo che sta urlando, ed è quest'altro tuo te stesso che sta in realtà uccidendo, il tuo te stesso giovane. Ah, ok. Quindi è in grado di percepire che tu non sei solo io. Io non sono tu. Io, ok. Io non sono solamente io. E poi tocca a Broxnar. Ok. I nani per ultimi, cioè i vostri orchi per ultimi. Ok. Allora io quindi comunque prima dei nani. Io faccio una manovra, faccio un caricone su questi tre, cercando di spingerli tutti nel lago in modo da farli affondare con le loro armature. Ok. Troppa tattica. Tu prendi due pezzi nano. Fai. E sbatte. Se tu sta come me insieme a Elfo Canterino e Paladino che parla sempre, dopo tattica è in testa e io non picchia più. Io non ho capito niente. Poi un giorno tu capire. Allora fai un tiro. Scusa, poi nel frattempo mi giro e faccio: ho detto tre! Verso gli orchi che ancora non si sono mossi. Fai un tiro di forza. Sì. I più metici clan champion. Ok. E contro la loro difesa fisica più uno per ognuno che c'è. Quindi okay. Devi fare almeno 13, 14, 15, 16. Bene, 2. Quindi a questo dado, scusate. Non è il dado. Quindi 2 più forza 20 più modificatore? No, non. Perché scarti quel dado? Perché dopo un 2 adesso ti farà un 20, riprendilo. No, è impossibile. Fidati di me. Devi sempre sommare il modificatore. Quindi 2 più 9 dice 11 più 2 13. Ok, ne butti a terra 1. Sì. Però non riesci a spingerli e non riesci a spingerli che tutti e tre. Però questo qua è a terra. Vabbè. E i vostri orchi caricano. Ok. 4 da una parte e 4 dall'altra. Quindi quello che è a terra viene attaccato da uno degli orchi. E puoi tirare tu se vuoi. Io? Proprio io? Ok. 17. Oh. Vedi, solo quando devi attaccare tu che... Sì, sì, no. E lo uccide. Mentre lo uccide l'orco si... Aaah! Io rispondo... Aaah! E tutti gli altri orchi... Aaah! Poi ce ne sono altri... Fatene 4 a testa. Ok. Inizio io da lì. 20, critico. Ale... Esplode. Lui è mio e lo sbatto. 16. Un altro che se ne va. 17 di dado. Un altro che se ne va. 7. Non se ne va. Ok. Fumble. Minchia. Viene ferito. Uno dei vostri orchi viene questo. Ferito. L'ultimo. Ce ne abbiamo ancora uno d'uno io. Sì. Vai. 11. Bilico. 5. Era meglio 11. 19. Vale. Uno se ne va. E i nani a questo punto si rialzano. La maggior parte non sono in grado di stare molto in piedi perché stavano bevendo e si stavano ubriacando. Ma si fanno forza, prendono le mazze e i martelli e rispondono agli attacchi degli orchi. E io adesso farò tutti? Un generico. No, solo quelli più vicini che riescono a reagire. E farò così. Un critico. Questo sì. Questo no. Sì.
sì, 4 sì, e un orco viene ucciso, un orco viene ucciso e un orco viene ucciso. Ho capito. Minchio. Servono praticamente due colpi dei nani per uccidere un orco. Gli altri, vedi, si stanno preparando a reagire, però questi qua dietro che erano più vicini al capo nano sembrano molto più pronti a proteggere il nano che ad attaccare voi. Cioè gli faranno da scudo fino alla morte, ma non verranno ad attaccarvi. Ok. Brag, intanto da un pizzone fortissimo a pugno chiuso, quindi veramente un cazzotto di manrovescio in faccia all'orco che c'ha di fianco. Quello mio, nano mio, e do un calcio al nano davanti a me che ha ucciso. Ok. Cerco di fargli male. Ah. Così vai, proprio. Sì, sì. Ma no. 17. Preso. Vabbè. Che ti devo dire? Lo ferisco lievemente e lo butto a terra. Pure. Perché è il cazzotto okay. del... Voi lasciami io, voi prende altri, loro tanti! E vado avanti qua in mezzo. Ok. Basta. Ah. No, anzi, qua in mezzo no, scusa. Faccio... qua. Io rispondo, Taruk mio, io lo conosce lui, io deve uccidere! E... tu non hai diritto di scelta! Ma prima che tocchi a te, tocca a Taruk. Che allunga la sua mano squamosa sul nano più vicino a lui. E vedete e sentite la pelle di questo nano strapparsi sotto a qualche cosa che sta uscendo da dentro il nano. In una nuvola di sangue. Vedete che qualche cosa è cresciuto tipo bozzo al suo interno e sta diventando sempre più grande. Orco di clan nemico travestito da nano! Oh, tradimento! Io prendo traditore! Vi sembra più che altro una specie di albero con le braccia e gli artigli? Mm-hmm. Traditore, chiaramente. Un triditore. Un triditore? Pronto a staccare la testa a qualunque cosa si avvicini al nano. Quindi e fa anche agli altri nani. Iniziativa. Non è l'iniziativa. Ma anche gli altri nani? No. Ok, peccato. E questo è l'albero. Emette un suono gutturale. E si avvicina. Tocca già lui. Eh sì, ha fatto più di Brocksnar. Si avvicina a Brag e si scaraventa con questi artigli di legno sulle braccia di Brag. Traditore! Minchia. Direi che ti colpisce. Aia. Sì, ma non c'è scritto qua quanti... quanto hai di classe armatura? C'è scritto. No, non ci sono neanche punti ferita. C'era il foglio da qualche parte, adesso non mi ricordo. Dei punti ferita dice solo quando scendi sotto un tot succede questo. In genere è metà. Ah. Quindi se okay, quando vieni ridotto a 37 ne hai 74. E la CA? E la CA avrai più o meno 19 più o meno, così sì. A occhio. Credo, boh. È un... sì, c'era il suo foglio da qualche parte. Beh, diciamo quanto c'ha, dice, ha uno di base? 10? No, perché dipende dal valore di media. Ah, giusto, quindi sarebbe tantissimo. Okay. Beh, inventiamoci, tanto c'ho la bambolina. Esatto, fai che hai 20. Lui tanto ha fatto 19 di dado, ti colpisce lo stesso. Sì, sì. E senti che i suoi artigli penetrano nella tua carne e qualche cosa si spezza quando ritrae la mano, non ha più gli artigli che sono rimasti conficcati dentro di te. Ti fa 15 danni. Sta minchia. E sono quasi ongoing, nel senso che il prossimo round te ne fa 10, poi te ne fa 5, poi 10. Ok. Però pensiamo io.
senza doverti ricolpire. Broxnar, adesso ti avvicini agli altri nani e... E mi incazzo come una bestia. Ah, se volete attraversare il laghetto, per voi è abbastanza facile perché vi arriva allo stomaco. E adesso, cioè, col senno di poi. In realtà toccava adesso a te, quindi. Quindi da qua. Ce la faccio ad arrivare a lui? Se prendi un attacco di opportunità da lui senza problemi, puoi fare comunque la prova di disengage ed evitare anche anche quello. Se non ce la fai, puoi comunque decidere di spostarti e ricevere lo stesso l'attacco d'opportunità. Ok, allora proviamo. Però se fai la prova di disengage, ce la fai e ti sposti, hai fatto l'azione. Mi sa che lo attacco a sto punto. Vai. 16. No, beh, quanto gli fai? Sono 4 dadi da 10 più. Sono 4 di 10 più 6 più 3. Ti servono dadi da 10? 2. Che zarrato. 7, 6, 13, 15, 16 punti ferita. Più? Più 6, 22, più 3, 25. Lo fai a pezzi. Ok. E adesso non hai più nessuno davanti, quindi ti puoi muovere dove vuoi. Vabbè, vado anch'io su... Beh, cazzo che... No, no, vado sul nano. Se arrivi fino lì... Ah, no, no, tutti i disimpegni. No, allora faccio il giro e vado su qua. I nani. Allora, questi che sono vicini a voi attaccano quello che possono. Loro attaccano in due quest'orco. Questi vedete che si spostano attorno a lui. Proprio per proteggere... Fanno il quadrato svizzero. Esatto. Non si avvicinano al lago, però... Questi due sull'orco 7. Non lo uccidono. Questi tre su quell'altro orco lo uccidono. Porca miseria. E questi due su Bragg hanno un più 8, ma meno 2 perché sono ubriachi. Non ti prendono. Nani patetici come le vostre donne. Gli orchi, questo attacca i nani che l'hanno appena attaccato e li manca. Questo si rialzerà, immagino. Speriamo. E vanno ognuno su un nano. Bravo, hai imparato la loro lezione. Non si ruba preda di altro orco. Morto, morto e morto. Oh, vedi? Ci piace. Vedi? Non si ruba preda di altro orco. No, vero. Bragg si gira verso il tizio, fa, si gira verso i nani, guarda uno con la barba folto ubriaco, tu donna con barba, io uccidete, e gli sbatto un colpo di nano in testa. Nano strike 6 16. Preso. Intanto ciao Pietro che ha riconosciuto e la citazione di Groot perché è uscito guardando la Io sono orco! Gli sbatto la metà dell'altro nano con ancora praticamente una delle sue ancora qualità. Anche il boccale in mano. Il fatto, la cosa più bella della sua abilità è che lui lo fa con arte, lo taglia a spezzare a metà. Lui se lo prende bene, lo spezza esattamente a metà nella spina dorsale. Ok. E anche lo sciamano se lo domanda come sia possibile. Deve essere per forza benedetto dal dio cieco. Perché non è anatomicamente possibile. Gli sbatte una parte in faccia al nano e gli fa 18 danni. Puoi togliere un nano. Quale tolgo, Roberto? Togli quella di testa che sembra una donna. Questo? Sì. Ok.
E poi c'è la... lo colpisco talmente forte che il metà nano con cui lo stavo colpendo esplode e schegge di ossa e sangue. Colpiscono quello di fianco. 17. Preso. Sono 10 danni psichici ed è stordito fino a che non è morto. Fino a che non salva. Non è stordito. Perché con i pezzi è conficcato di pezzi di ossa nel cranio dell'altro nano che è esploso. Lo guardo con l'altro metà del nano in mano e faccio: io ancora uno! E guardo il tizio. O forse tre! E fai il tiro salvezza per i danni ongoing. 14. Intanto l'ho presi, 5. 10 adesso. Ah, giusto. Poi diventa 5. E? 14? 14 lo superi. Me ne strappo via. Trauk si gira verso Bragg e fa: forse ho sottovalutato un po' troppo il vostro campione. Tu zitto, io uccido donna nana, indicando il tizio davanti a me. Poi tu dopo, tu, Brox. Presente, io distrugge questo albero e poi va dritto, fino in fondo. Non so se arriverete alla fine. Perché taglia albero, taglia nano! Apre la bocca si apre in maniera innaturale per un nano, perché diventa almeno mezzo metro di bocca, diventa molto più rettiloide. E praticamente vi spara addosso un soffio di drago. Gentile. Che colore? Verde. Quindi carbonizza anche i suoi? Sì, non gliene frega niente. Ah, ok. Dunque, è un più 10 contro difesa fisica. Tu di difesa fisica avrai 18. Ok. Perché più o meno guardando mostri simili del dello stesso livello. 6. 16. Io 19. Allora, non vi colpisce direttamente per vostra fortuna, vi fa solo 3 danni da 10. Ok. Per cui sono 13 danni di veleno. E mentre sono con spazio di veleno si attiva e si allontana tra passando attraverso i nani. Si e attiva il mio crepa. Hellish Gear. Quello stordito muore e anche quello prima che si sposti però perché io no, l'albero non subisce. A me mi si attiva quando vengo colpito. Ah, ok. Vedo l'acido addosso, prendo uno dei nani che si sta sciogliendo di fianco a me, lo prendo e gli faccio: no, acido l'orcamenia! Solo lancio nano! Prendo il nano, lo lancio con talmente tanta forza contro di lui che esplode anche questo nano e colpisce anche altri due dietro. Vai, tira. 32 tipo. Lo prendi. Ah no, era un dado da 3 nemici. Quindi vediamo quanto mi prendo. Dado da 6. No, questo è da 8. Dado da 6, faccio un 2-3, un 2-3 di nuovo. Ok. 2. Quindi prende questo, questo qua viene solo coperto di sangue, ma questo viene colpito in fronte dai pezzi di nano che esplodono. Sono 18 danni più 5 a ongoing. Quello. A tutti? A tutti e due. Ok. Quello colpito. Uno è lui, l'altro è lui, quello dietro. Che viene spappolato e tra il nano che gli arriva addosso, le schegge che si inficcano negli occhi e il veleno che questo aveva addosso che va addosso a lui. E soprattutto si vedono tutti gli altri quattro orchi che per un secondo guardano verso di là e fanno: oh, il tiro del campione, il lancio di del Krogan. È famoso il lancio del Krogan. Io comincio ad avere un po' di invidia. Tu cominci ad avere un po' di invidia e l'albero, dato che ormai è convinto che lui abbia dentro le sue schegge, si gira verso di te e prova a colpire. A menare anche me. Anche te. La blu 9, 18 di classe armatura. 18, quindi mi prende. A te non si ficcano non si ficcano le schegge di legno addosso. Ma senti che ti fanno 12 danni. Ok. Di mazzata. E senti però che ti stanno crescendo dei viticci addosso.
che ti impediscono i movimenti. Hai meno 4 finché non fai il tiro salvezza. Ok. Tocca a te. Mm-hmm. Quindi adesso agisci, alla fine del tuo round fai il tiro salvezza. Ok. Quindi io vado in rabbia barbara. Lui sono 18 più 5, 23 danni. Sì, sì. Ok. Io uso la mia quick e vado in rabbia incazzatura del barbaro. Vai. 20 e 11. Critico. Perché entrambi i dadi sono... Sì, ma tanto hai fatto un 20, quindi è critico uguale. Okay. Una volta che faccio un buon tiro, me lo sbonti così. Cioè... Hai fatto 20, che fai di più? Va bene. Critico, quindi raddoppi tutto il danno. Il tizio tiro salvezza perché è finito il suo turno. 2. Ah, perché ha preso 5 danni, era nel suo. 4. Non c'è più. La CD era... No, sì, bene. 4 di 10... Quindi 10, 14, 16, 22, 25, 50. Con cosa lo stai attaccando? Con l'ascia d'allenamento o con il pugnale che giustamente avete portato? No, col pugnale. Ok. E allora vedi che proprio pianti il pugnale sotto il mento di questa creatura. Vedi che sta uscendo parecchia linfa e noti... che sotto non c'è il nano. Questo affare ormai è un affare di legno gigante. Quel nano è morto. Ok. Quindi non c'è una barba sotto da recuperare. Per vedi però che questi 50 danni sono stati un duro colpo. Ok, quindi è ancora in piedi. È ancora in piedi, ma fa molta fatica a rimanere in piedi. E adesso fai anche il tiro salvezza per vedere se ti liberi dai viticci. Su? No, devi solo tirare un dado da 20, 11 o più. 16. Ce l'avresti fatta anche con un tiro difficile. Gli orchi che attaccano i nani, a meno che voi non gli diciate di fare altro. Questo si sposterà qui. No. Beh, questo sì, può anche andare nel laghetto e uccidere questi. Questi no, attaccano dal laghetto. Ok. Tutti? Anche questo qua? No, quei due sono in due, uno a testa. Uno lo colpisce, l'altro no. Quindi questo è andato. Quindi lui si sposta. Questo è andato e l'altro no. E tutti quei nani non erano poi così tanti. Se vi avessero colti di sorpresa, magari sì. E se loro non fossero stati ubriachi. Ah, tutta questa fatica. Tutta questa fatica, niente barba. Uffa, questo non ha più un nano. Ma che fa quell'altro nano? Taruk! E vedi che a Taruk si sta deformando ancora di più il corpo e gli sta probabilmente spuntando delle ali. So. Sta ai nani che i due che sono ormai ingaggiati dagli orchi li attaccano. Neanche lontanamente. Questi che invece non sono ancora ingaggiati si mettono proprio a muro davanti al loro... capo. Questo arriva qua e tira comunque una mazzata senza grossi risultati. Si stanno assicurando che il loro capo se ne vada. Pare che il fatto che lui abbia ucciso dei nani, gli stiano spuntando delle ali, sia squamato, non gli... Non ne può fregare di meno. Okay. Sta qua? E sta a Bragg. Io con la mano di fianco acchiappo quella libera dal mezzo nano, acchiappo per il braccio Brox. Mm-hmm. Guardo la fila di nani messi davanti al tizio, mi illuminano gli occhi e gli faccio: Brox, tu conosci Sfondanano? Sfondanano! Sfondanano! E ha ritardato l'azione a quando tocca a lui. Ok. Tocca tirandolo un po' verso di me in modo che possa... Ok. Tocca prima a Taruk che... effettivamente si fa spuntare delle ali, mm-hmm. ma non è ancora pronto a andare in volo e vedete però che sta trasformando un altro dei nani in qualcos'altro. Che palle. Non è la stessa creatura che è uscita prima, vi sembra più simile a un piccolo demone. Vedete che gli spuntano delle corna, diventa molto più magro e alto di un nano.
una lunga cosa. Altro traditore! Fondanano è traditore! Altra barba, niente! Uffa! Fondanano! E vediamo quanto fa questo. E anche gli altri urlano sfondanano. Ultimo. Ok. Il demone è ultimo. Il mio compito è quasi completo. Ma ve ne accorgerete solo poi. E fa ancora un po' di passi indietro, fino a iniziare praticamente a salire una specie di piccola collinetta che c'è dietro di lui, in modo da essere già più elevato quando spiccherà il volo. Mentre l'albero, già che c'è, attacca Broxnar. Giustamente. Puttana. Come prima, identico a prima. Quindi altri 12. Altri 12 e i vitisci addosso. E tocca a Broxnar. I vitici non ti tengono attaccato al terreno, ce li hai proprio solo addosso, sono da strapparti. Beh, addosso. Io lo tiro mentre iniziamo a correre per lo sfondanano. Sì. I due orchi giganti corrono. Attacco dopo uno di fianco all'altro, sì. Fumble, perché è lo sfondanano responsabile. E mentre... vedete che rimane attaccato per terra perché è andato con troppa violenza sul terreno. Mentre corro, ovviamente stiamo correndo con le braccia, il braccio sinistro è agganciato uno all'altro. Io mentre passo prendo il nano qui alla destra, lo metto in mezzo, lui con l'altro braccio lo prende, lo teniamo davanti, tipo è come un braccio teso fatto con fatto un nano. Con un nano in mezzo. Con un nano in mezzo. E aspetta che devo fare la foto perché esatto. Dove c'è l'altro? Sono anche le miniature giuste per farlo. Secondo me forse se riusciamo a questa... No, secondo me l'arco messo di là era ottimo. Ah, giusto. L'arco ha agganciato di là e l'altro il mio braccio, esatto. E questa cosa sfondano in esecuzione. Non è facile, sai. Beh, questo non c'è più perché lo lascio cadere. Aspetta. Tra l'altro, grazie delle miniature degli orchi donate gentilmente da Matteo Mantovanelli. Grande manto. Mai state così utili, perfetto. Non c'è manto, ma ci sono le sue miniature. Mentre Fizz è disperso nel tempo e nello spazio. Non so come se in Arkham Horror. Posso farla così? Adesso continuiamo a giocare, non vi preoccupate. Ah, non sono così sicuro. Adesso è come un Instagrammer che fa le foto al cibo. 45 minuti circa e poi ce la facciamo. Ore e ore e ore. Esatto. Intanto non lo mangiamo poi, perché ormai è freddo. No, infatti. E carichiamo avanti e sfondiamo. Cercando di arrivare il più lontano possibile. Fate tutti e due una prova di forza, tu fai come se fosse l'attacco, contro la loro difesa fisica che è 15. Ok. Pari. Porca puttana. 17 più 9, 26. Non ce l'ha. Non c'ha la cosa del campione, non c'è il vantaggio. Più 3 di wrestler posso usare. Assolutamente okay. Sì. Quindi sono 17 più 9, 26, 29. Ok, tu in tutto quanto hai fatto? Io ho fatto 13. Ok, tu praticamente perdo un po' la presa quando dopo che colpiamo il primo. Però te ne stai rendendo conto, quindi quello che fai è dare altro momentum a lui. Ok, lo lancio con il braccio da sinistra e gli spingo il nano in avanti. Il risultato è che i due nani che proteggevano il demone vengono spinti parecchio indietro e sono per terra. E riesce ad arrivare al demone che viene buttato a terra perché era appena stato evocato e non era pronto a tutto questo. Allo sfondanano. Come colpo di grazia, già che hai ancora il nano appiccicato, fai un ultimo rond de jambe col nano e butti a terra anche quello che era di fianco. Ok. E si sente una voce abbastanza piccola che guarda dal basso verso l'alto mentre l'inquadratura fa: ha migliorato lo sfondanano. Ok. Io lancio un ruggito gutturale verso Taruk. Il demone si avvinghia alle tue gambe. Pelle verde, la tua pelle la indosserò io stanotte. Ok, io... Ah, vai, tocca a lui. Tocca a lui. Che ti fa un attacco psichico, ma 13 non credo. No, ce la faccio. Senti che il fatto che tu sia in due nel tuo corpo ha colto impreparato il demone, perché gli avete dato praticamente un doppio pugno in faccia mentre cercava di possedere il tuo corpo. Ok.
normalmente arriva, sposta il primo corpo e cioè la prima anima ed entra. Invece ha trovato un secondo portone chiuso e rimane stordito dalla cosa e non si rialza. Mm-hmm. Quindi tocca agli orchi. Ok. E il primo orco qua uccide il nano che era lì dietro. Tra l'altro scrivendo sfonda nano, il correttore mi ha sfondando. Ah, ok. Temevo di peggio. C'era della metallurgia. Esatto. già in agguato. Questi tre attaccano. 1, 2 e 3. 1 e 2, sì. Il terzo scivola e cade nel laghetto. Con un bel fumble. Però è un... questo sì, può avanzare. Dopo aver ucciso il nano là in fondo. Questo è caduto nel laghetto e vi rendete conto che non è in grado di nuotare. Mm-hmm. Adesso ve lo ricordate. E vedete che inizia a panicare, tipo Little John in Robin Hood, un uomo in calza maglia. Oh, Frank, aiuto! Aiutami, Frank! L'orco nel laghetto. Spacca la testa. Io ho detto tu impara a nuotare, ora tu muore! No, aiuto! No. Mi sembra giusto lasciarlo al suo destino. Questo nano non sa cosa fare e attacca a caso uno degli orchi colpendolo, ma non c'era nessuno di già mezzo ferito. E questi tre si rimettono dietro al demone. Mm-hmm. Per fare un ultimo baluardo di difesa a Trauk, e tocca a Bragg, preso a male che anche questa volta sia dopo. Forse è vero quello che gli diceva lo sciamano, che sta invecchiando, perché prima viene battuto a bere, poi non riesce a portare al 100% lo sfondanano. Si arrabbia tantissimo, ma tantissimo. Questo nano che tu c'hai addosso è perché ce n'è un pezzo. No, è il nano che abbiamo usato. Ok, io mi avvicino. Il nano che abbiamo usato. Prendo il demone. Provo. Vediamo se riesco ad attaccarlo, poi ti dico. 20, sì. Critico! Sì, Dio cieco, grazie! Lo prendo per il collo mentre è per terra. Lo sollevo. Asan. Lo guardo. Mi tolgo un po' di acido dagli occhi. Tu non nano! E saltando nella rabbia, vado in ira anche se non ho l'ira, gli faccio un choke slam. Salve Undertaker che esatto. Si è appena abbandonato. E lo sbatto, perché i nani sono bassi, no? Quindi lo sbatto con la testa sulla testa, immaginatelo per orizzontale in alto, lo sbatto con la testa sulla testa dell'altro nano e li schiaccio uno contro l'altro, anche perché è pari. È lo slam dwarf. E lo Slam Dwarf. Esatto. E gli faccio 18-36 danni. Al demone? Al demone, più 10 continuati, quindi okay. 46. Ok. E anche a lui. No, e a lui invece è un altro tiro, quindi non è critico, però lo prendo. Sono 10 psichici ed è stordito perché gli ho sbattuto il demone in faccia. Allora, gliene hai fatti, abbiamo detto, 46. Sì. E vedi che sono parecchi. E lo sto tenendo perché in teoria. Perché quando passa il tiro salvezza c'è scritto è pop free. Quindi immagino che. Adesso lo stai tenendo. L'albero sta cercando di liberarsi, ma ha fatto fumble, quindi perde il round. E tocca a Broxnar. Ah no, scusate, prima tocca a lui, Farouk. A Trauk. Forte luccicante. Il cattivo più potente di D&D. Che vi guarda e vi dice: pensavo sareste morti anche voi qui, ma buon ritorno. E si alza in volo, allontanandosi di 18 metri. Io volato. Urlo contro Tarok! Proprio incazzato nero. Lui se ne va e non vi sta neanche guardando, proprio si sta allontanando a velocità più elevata possibile per lui. Proxnar,
Allora, intanto il nano che ho usato per fare lo sfondanani, cioè, gli accartoccio la mano sulla faccia e gli strappo la barba a secco proprio. Non so quanto sia a secco poi, però. Vabbè. Propongono anche Nanic Intruder come. Bella! Bella, fai una prova di percezione. Perché? Te lo dico io. Ah, per le voci nella testa? No, è una cosa. Faccio i tiri come fa Claudio. Percezione? Ma no, Claudio ma così. Claudio 2. Vai. Su che caratteristica? Saggezza, carisma. Saggezza, sì. Ok. 16. Vedi, 6, vedi Brag che si tiene il braccio dove è stato ferito dall'albero ed è abbastanza indebolito. Nonostante non sia completamente ferito, l'hai visto subire cose molto più grosse. Ok, gli do la barbetta. Tuo trofeo, noi ammazza nani, noi la insegue nano con ali, nani strani qui. E guardo il demone che c'ho tra la mano. Barba è tua. Tu insegnato sfondanani Nanic Intruder. Tu reso meglio. Ti do un pugno sulla mano. Tu tieni nano. Va bene, allora mi appiccico l'altra barba addosso. Che è anche la benedizione della dea della fortuna cieca. Ok, questo quindi lo lancio. Ci sono un sacco di dei ciechi negli orchi. Quella della fortuna cieca, quello cieco. Quindi, ok, fatto questo siparietto, questo nano è diventato inutile, quindi... Tu hai fatto? No? Ho strappato... Vabbè. Vabbè, io direi che mi accanisco in maniera agghiacciante sul demone. Vai, accanisciti sul demone. E... No. Ok. Allora, non mi è piaciuto il tuo tono. Per niente, ok. Sembra il tono di solito del master che fa: dai, accanisciti su un demone. Metti. Che esplode in un'esplosione di 40 dadi da 6 di palle di fuoco. Quando muore. Critico. Ok, lo uccidi. Dimmi come lo uccidi. Perché non aveva così tanti punti ferita. Okay. E con un critico è sicuro che muore. Anche con i tuoi tiri. Gli polverizzo la testa con una pedata. Cioè, un pestone in piedi, diritto sul cranio, e glielo spappolo a terra. No! E poi faccio cenno e ho fatto un critico al demone per terra. Gli ho tirato un pestone dritto di piede sulla testa, così gli ho spappolato il cranio per terra. Mentre tu lo tenevi, esatto, per il collo. La prendo come una tag team perché avevamo caricato fino qui. E poi ti faccio cenno, come dire: tuoi! Prima tocca agli orchi e gli altri orchi. Ruggisco agli orchi. Ormai ruggisco agli orchi per intimidirli. Voi tagli alberi, nani nostri! Io ho idea! Voi fida? No! Aia. Io fida lo stesso! Prende una lancia da dietro e prova a prendere Trauk. Ah! Idea da tiro! Buona! No, buona l'idea, almeno la realizzazione. Tu, bravo, prende nano e tira! Mi preparo. Questi tre nani attaccano tutti e tre Broxnar. Ok. Questo neanche attacca me? No. Lui è quello che ha fatto scappare il loro capo. L'ha chiamato per nome e tutto quanto. Giustamente, so. Allora, questo sicuramente no. Loro hanno più 6, la 22 e la 17. Allora, 17 no. Adesso ci vuole il 20. La 22 sì, sono 8 danni. Ok. E hai un meno 2 perché sono talmente ubriachi che il loro alito ti sta inebriando. Pari. Tiro salvezza a tutti gli attacchi e alle prove. Tiro salvezza normale, quindi 11 o più, alla fine del tuo round. Alla fine del mio round. E prima tocca a Brag. Brag prova a colpire... Ah no, mancava anche questo. Togliamo che il demone. Nano. Niente. Prova a colpire quello che ha davanti. 20! Ale! Sì! 20 di nuovo! Gli dà, fa una mossa molto tecnica, perché gli dà una gomitata sotto il collo. In modo che si fa... un pugno nello stomaco che si piega, lo acchiappa per le gambe, okay. Inizia a roteare e lo lancia contro il tizio che sta volando via. Okay. Quindi diciamo che al nano questo qui si prende i 18 danni. Ok.
E l'altro si prenderà la Natural Resonance. Quindi si prende 10 danni psichici, perché quel nano gli esplode addosso, ed è stordito. E vedete che inizia a fare a ondeggiare e sta scendendo di quota verso terra. Okay. Questo è andato. Sta scendendo di quota perché vedete che... La nana della fortuna! Esatto. Questa mossa si chiama. E i tre urlano 100! 100! No, 20! 20! 20! Esatto, che è il massimo. C'è Ivan, perché gli orchi contano... Esatto. Lo sciamano conta massimo fino a 20. E quindi... Vedete che Trauk arriva a terra, si gira verso di voi, me la pagherete molto cara per questo affronto. E la sua, il suo braccio diventa molto più grosso e inizia a diventare molto più grosso di voi. Anche lui, traditore! Braccio diventa molto più grosso. No. Si allunga il collo e la sua faccia si deforma in una... in un viso da rettile. Lui drago! Io campione, ma io non so se riesce a lanciare quello. Mentre diventa sempre più grande all'orizzonte. Lui drago! Noi orchi! Oh merda. E abbiamo il drago. E dopo la sua trasformazione, con un battito di ali, ripiomba in avanti. Aia. E intanto fa un bel soffio su questi quattro. Credo che... Crediti là. Sì, potrebbe fare un fumble, però potrebbe esplodergli in bocca. Ma intanto anche se fanno 20, non mica si salvano. Metà danni. I vostri orchi sì. Ah sì, da un soffio. Se salvano sì, se lo salvano no. Cioè, se li colpisce... Metti che fa un fumble. Allora... Deve fare 20. Eh? Deve fare 20, così non muoiono. Se fa fumble muoiono. No, perché non solo tiri salvezza. Ah, c'hai i tiri per colpire? Sì. Il soffio c'hai i tiri per colpire? Sì. Figo. Contro difesa fisica. Primo orco. Potrebbe fare un fumble. Ah, sì. 3. Non lo colpisce. Vedi? Secondo orco. 14. Lo colpisce. Il nano. Non lo colpisce. Però vuole lo stesso. E l'orco finale lo colpisce. Quindi. Due orchi. E il primo, nano. Sì. Vengono annichiliti e rimangono. Era soffio acido? Sì, era come quello che vi ha fatto voi, però okay, dritto, non a cono, era una riga di acido. E sta a VA l'albero, no? Si libera l'albero, che a questo punto carica Bragg. 11 e 9,20 al pelo. Sono 11 e odd 15 danni ongoing. Perché ti ripianta 15. Esatto, ti ripianta le schegge di legno nella pelle. E sta a Broxnar. Sì, io devo fare il tiro salvezza. Sì. Per il nano rotto. No, alla fine del tuo turno. Allora, dopo. Io faccio... Così si vede meglio. Ok. Vabbè, io... Voglio provare a fare sta roba. Il drago si è fatto una riga d'acido e... Grandissimo. Grazie Pietro, grazie mille. Sei nei nostri cuori. Chissà, visto che è rosso. Io voglio provare a usare il mio background da wrestler. Per prendere le due teste di nano e schiacciarle, schiacciarle insieme. Vai, è un tiro di forza più wrestler contro la loro difesa fisica che è 15. 10 più wrestler 13 più modificatore? Sì. 19. Le sbatti tutte e due, non sei sicuro che siano morti o cosa, sicuramente sono svenuti. Ok. Io rido perché ho usato la grande tecnica di una nana lava l'altra. Esatto. Non ci sono più nani e sta a Bragg. Bragg, che non è stupido in realtà, se no non sarebbe mai stato campione. Si sposta di qua. Guarda il drago. Lui sa di essere più forte, ma è comunque un drago.
prende Brox per un braccio. Cioè, Brox, tu futuro, tu futuro nostro villaggio, tu avvisa sciamano. Tu avvisa sciamano, no nani. Grossi nani con artigli. Io no, lasciare il campo di battaglia. No, tu lasciare, tu salva. Noi, Ribù, l'altro tuo orco, futuro. L'altro orco si gira verso di voi. Io tenere drago, vuoi scappare? Avvisare villaggio, salvare tribù. Lo farei? O mi lancerei contro il drago? Tieni conto però che effettivamente sei anche il capo tribù. Quindi comunque il tuo il tuo dovere è salvare la tribù. Chiaro. Avvisarla. Ma può andare lui, io mi fido al nuovo campione. Vedi tu, lui te lo dice. Tu ignora lui, stupido. Tu va sciamano, tu difendi. No, tu salva. Tu nuovo campione, tu battuto me due volte. E do un cazzotto intanto che schivo i colpi dell'albero e quell'altro di fianco. Tu va, tu tieni. E gli do la bambolina mia. Action figure. Tu avvisa villaggio, dopo torna qui. E con pezzi di drago, noi sfida per mantello. Va bene. E lo spinge via di qua e carico il drago. Vai, carica il drago. Dammi un attimo il manuale, vediamo quanto effettivamente è fico un drago. Io credo un turno. Beh, comunque noi saremo stupidi, ma un drago di solito è una cosa che si fa con un clan intero. Assolutamente sì. Cazzo. Tu però vedi il campione che si lancia. Vabbè. Drago verde, non è ancora huge perché non si è trasformato del tutto, ma è medium. Large medium, ok, vai. È più o meno del vostro livello. Sì, però più o meno. Cioè, più o meno. Qua due livelli, contando che i livelli sono 10, sì. Se c'ha già due livelli in più è terrificantemente prepotente. 15. Beh. La 25. Preso di uno. Ed è dispari, cazzo. Gli branco un artiglio, una grossa zampa, cerco di girargliela e mi rendo conto che anche con la mia forza sarebbe difficile. E allora infilo i denti fino a fondo tra delle scaglie, spezzandomene due. Però riesco a affondare nella carne. E gli faccio 18 danni più 5 da sanguinamento. Quindi altri 23. Ok. Sì, non ha resistenza fisica particolare. Tocca al drago. Il drago solleva l'artiglio per cui lo stai tenendo. Io alzo lo sguardo, lo guardo e riaffondo i denti. E ti dice: ora guarderai il tuo clan morire. E attacca l'altro orco. Direi che la 19 lo prende. Gli pianta un artiglio sulla testa, proprio solo un'unghia, e fa... E lo pianta. Solleva per la testa, lanciandolo verso Broxnar. Ti cade ai piedi il tuo compagno orco. Il prossimo sarà Broxnar. A te ti terrò per ultimo. E si avvicina a te, perché tu sei attaccato a lui, a meno che tu non lo voglia cercare di lasciare. No. Ok. Chiaramente, mentre fa questo, gli dico: tu stupido! Lui non può morire, lui ultimo! Lui futuro! L'albero. Io credo, lui battuto me. Bere. L'albero, vedete che non è in grado di capire che quello è il suo padrone e attaccherà a caso uno di voi tre. Ok. 1, 2, 3, 4 e 5, 6 il drago. Bene, 1, 2, perfetto. Broxnar, ovviamente. Però il drago è più grosso, doveva avere più numeri. No. Doveva essere io che sono più vicino, di fianco al drago, 1, 2, 3, 4, 5 il drago e lui 6. E invece è andata invece così. No. Provato. Vabbè. Però mi sa che 19 di classe armatura. Merda, di 1 ti colpisce, vero? Giura. È pari, quindi in realtà non sono i 15. Posso? Danni ongoing. Ah, ok. E può attaccare uno vicino. Quindi attaccherà 1, 2, 3 o 4, 5, 6 il drago. 3, me. 3.
la 23. Sì. E sono anche a te. Quanti danni ti ha detto? Ah, giusto, aspetta, io devo fare la tua salvezza di prima. Erano 8. Passato, 8 però sono altri 10. Quanti me ne fa? 8. E sta a Broxnar. Minchia, io sono quasi morto. Vai! Vi ricordo che potete usare un recovery senza dover fare cose particolari a combattimento. Se ne volete usare azione. Più... sì. Mm. Però si può spostare mentre fa il recovery. Sì, sì, farò così. Ma io adesso posso fare... Beh, visto che sta... Ah no, sta picchiando... Posso fare la quick e poi fare il recovery? Beh sì, la quick sì. È instant praticamente. Ok. Quindi faccio Barbarian Rage come quick sull'albero. E regenera. Sì, vabbè, sì, è vero. Ma un attacco è un'azione. Sì. Andare in ira è una quick. Ok, sì, giusto. Però eri già in ira. Sì, sì, sì. Perché sennò sto cazzo. Però l'albero è rivolto verso di lui? Beh, l'ultimo attacco perché l'ultimo attacco l'ha fatto lui. Lui, sì. Quindi non devo fare disengage o devo farlo comunque? Allora, lo dovresti fare lo stesso perché non conta da che parte è girato, ma dato che l'attacco d'opportunità è una quick action e lui l'ha usata per fare il secondo attacco su di lui, non te lo farebbe. Ok. Perché non era un'azione free, poteva usare una quick action. Quindi mi sposto e scappo e nel frattempo mi faccio un recovery. Mentre continui a sentire, va! Va! Quindi 4 di 10 più 4. 16, 6, 22 più 4, 26 punti. Bene, non male, dai. Ma non è ogni dado di costituzione? No. No. Okay. Va bene tutto, ma non esageriamo. Brag! Brag cerca di arrampicarsi un po' su e prova a colpirlo. Intanto vediamo come va. Intanto gli urla, va! Io poi torno a noi bere in testa di drago! 20. Minchia, cazzo Rob, stasera... Grazie Gianni. Stasera sei prepotente. ma perché il campione... Solo perché è un NPC. Esatto. Mi arrampico sopra il drago. Ieri Alphonse non è stato così fortunato. No. Mi arrampico sopra il drago. Probabilmente è il karma. E visto che è pari, allineando. Quindi anche l'annato del Resonance. Vede più o meno dove sono le orecchie? Sarà dei fori, tipo, immagino, sì, drago. Come un serpentone. Brox! Questa! Bacio di nano! Bam! E gli do... No, con due pugni sulle orecchie, dall'alto un doppio colpo. Sono 36 danni. Ok. Più altri 10 da sanguinamento. Ok. Più... 22 di MD. Preso. Più altri 10 danni psichici ed è stordito. Quindi, psichici? Sì. È vulnerabile ai danni psichici. Quindi sono è vulnerabile al bacio dell'orco o del nano? Al bacio dell'orco. Bacio dell'orco. Oppure no, è il bacio del nano, perché è quello che si fa quando schiantiamo due nani insieme. Okay, sì, giusto, il bacio del nano, vero. È più bello, sì. Ed è stordito? Sì. Ok. Ce lo siamo persi anche prima. In teoria era stordito 6 events, ma fa niente. Tanto non aveva, si era solo spostato. E no, beh, era anche sceso. Sì. Sta al drago. Tu intanto stai continuando a correre. È 6 event alla fine del suo turno, a meno che non abbia qualcosa che lo rende immune o lo può fare all'inizio. Ti tira un'artigliata. Può da stordito? A meno 4. Ah, stordito non è come in D&D. No, okay. Non perdi il turno. La 19. È difficile prendermi sopra. Perché cerca con gli artigli. Ah! Intanto continua a prendere la pugni in testa. È presente quando nelle MMA butta uno per terra e iniziano a prendere la pugni in faccia? Io lo sto prendendo però sulla parte sopra della testa. Pa, pa, pa. E è un campione. L'albero attacca il drago perché è l'unica che cosa bello, che ha. Che bello, 3-20 ci sta molto sul campione. E lo colpisce. Povero drago. Tanto non muore, no. Direi di no. Anche perché non è neanche dispari, quindi non sono danni ongoing, non ha nessun altro da attaccare, quindi non attacca, quindi sono 130.
Broxnar, se tu continui a correre non si sa che cosa succede, perché senti solo in lontananza urla e schiamazzi. Il dio cieco sarà contento, forse. Beh, io mi fermo e mi giro per vedere cosa succede. Ok. Il drago che cerca di scusarmi di dosso. Da 20, vediamo chi fa più alto tra me e te. Perché? Perché lui si è girato per un attimo, vediamo chi in questo momento sta. Però io ho un 20, quindi ho fatto un tiro col 20 e lui è stordito, ci avrò il vantaggio. Ah, giusto, aspetta. Non è più stordito. Però ho il vantaggio. Sono sopra, sto prendendo a pugni, è più epica la mia scena del drago che cerca di togliermi da dietro. È una prova di gladiatore, tipo, quindi vai. Più carisma, che sarà sempre lo stesso. 28! Oppure no, 18 di dado. 4 di dado. Sì. In questo momento ti sembra che Bragg possa effettivamente farcela. L'albero probabilmente è stato spazzato via tra la codata del drago. Magari più che farcela, di... al momento è una posizione molto epica. Okay. Col drago che sembra quasi che cerca di disarcionarlo, mentre viene preso a pugni in testa. E ricominci a correre? Va! E a questo punto sì, vado. Senti poi solo in lontananza il ruggito del drago, ma non sapresti dire se era un ruggito di trionfo o di dolore. Urlo di un orco. Non riesci a capire se è un urlo di guerra o di dolore. E continui a correre nella notte. Corri per parecchi minuti, quasi un'ora. La tua ira ti tiene abbastanza in forza finché non sei lontano, così lontano da ogni combattimento che ti fermi un attimo a riprendere il fiato. E vedi però in lontananza una grossa luce dove dovrebbe esserci il tuo villaggio. Accelero. Ricominci a correre. Fiato proprio. Pure veggente il campione. Ricominci a correre e quando arrivi al villaggio vedi i nani che se ne stanno andando dall'altra parte del villaggio, e il villaggio è stato fatto a pezzi ed è stato dato alle fiamme. Solo che ti sembra ancora vivo c'è lo sciamano che si sta trascinando fuori dalla sua tenda su un braccio solo, l'altro non ce l'ha più. E si sta trascinando in mezzo alla piazza verso la fonte del dio cieco. E non ti ha assolutamente visto, perché probabilmente è talmente accecato dal sangue che ha negli occhi, il fuoco, tutto, il fumo, che non si è assolutamente reso. Quanti sono i nani che se ne stanno andando? Una quarantina. Corro dallo sciamano. Ci sono corpi di nani, scusa, domanda mia, per curiosità di ambientazione. Sì, ci sono anche corpi di nani. Corro e lo aiuto, cioè. Brox. Sciamano! Dov'è Bragg? Bragg affronta Drago. I nani avere portato con sé Drago. Ah, Drago? Un drago intero, alto, sputa fuoco, acido, tutto sputa. Un drago intero sembra il pollo, un pollo intero, un grazie. Un quarto di drago. Lascio? Noi affrontato Drago, sterminato 30 nani. E tu sopravvissuto? Io sopravvissuto insieme a Bragg, ma Bragg vuole affrontare di drago e io ho scappato a avvisare il villaggio, ma arrivato tardi. Tu avevi ragione. Noi, ciechi, come Ansa, dio cieco. Sciamano, poco tempo. Questa bambolina di Bragg. Tu tenere bambolina. Io tiene bambolina. Tu, ora, campione di clan... Ma io no. Vedi campione. Che c'avevo ragione. Sei il campione perché sei l'unico rimasto. Tu a bambolina, tu è campione. Scusa, elfo canterino rompe anche quando non essere. Tu a bambola, tu essere campione ora. Tu dovere vendicare bambole di pezza. Io seguo Taruk. Tutte epoche, tutte storie. Io giura che non ferma finché non uccide ultimo nano su terra. Saggio. E resta solo bambole di pezza. Dio cieco contento di questo giuramento. Ora aiutami a arrivare pozza. Ok, lo prendo per il braccio buono, cioè quello ancora presente, e lo porto in mezzo alla fonte. Io ora bere acqua di fonte insieme a te. Ok. Ti allunga una ciotolina di terracotta. Ok.
E vedi che non fa in tempo ad arrivare alla bocca, che si rovescia la ciotolina addosso e cade di lato. E ci resta. Lo lascio lì nella fonte, immerso. E mi guardo intorno, conto il numero dei cadaveri della tribù. Stavolta riesco a contare. Prendo il coltello che ho per fare lo scalpo e mi incido sul corpo una cicatrice per ogni morto, compreso Bragg. E questo è il motivo per cui sul corpo di Broxner ci sono tutte quelle cicatrici. In realtà non sei mai stato ferito in battaglia, esatto. Pesante. No. Tranne un cazzo di album. Ma noi non lo sappiamo. Ma voi non lo sapete. Quando hai finito, ti pulisci un attimo le ferite. Hai spento come potevi le fiamme del villaggio. Ormai la notte sta finendo. E il sole inizia a spuntare dall'orizzonte. E senti un rumore simile a quello che hai sentito quando sono arrivati quei rettili fastidiosi a cercarti. Ti giri. E c'è Fitz che si sta guardando intorno, abbastanza preoccupato. Broxner? Fitz, Halfling, tu, vecchio pazzo, riporta indietro. Sei stato tu? No, questi stati nani, ecco perché io ho arrabbiato con nani. E quando siamo finiti, quindi? Quando io, giovane, giorno di sterminio mia tribù. Questa è la tua tribù? Tribù? Sì. Ah, mi spiace. Sono arrivato un po' tardi, forse. O forse tu è arrivato presto. È un ottimo punto di vista. Comincia a pensare come Halfling. Bravo, Broxler, bravo. Ti dà una bella stretta di mano. Ora però forse è il caso che ce ne andiamo. Credo che gli altri stiano andando all'arena. Sì, e io devo continuare sfida cominciata in questo tempo contro Drago. Hai visto anche il drago? Io ho visto drago. Lui forte, ma non così forte. Io sa come uccide. Bacio di nani. Dovremmo dirlo ad Alphons. Sarebbe molto bello potergli rinfacciare che il passato può cambiare. Perché se noi adesso uccidiamo il drago, questo è il futuro, ma è il tuo passato. Ma è il futuro rispetto a dove siamo nel passato? E il drago è ancora vivo. Quindi potremmo cambiare il passato. Anche se questo è il futuro del passato. Io fida, già perso perché tu parla troppo. Io non parlo troppo, è Alphons che parla tantissimo. Io vado dove tu dice, basta che muove. Ah, e comunque se vedi delle cose alte più o meno come me, ma una bianca e una rossa, stai lontano. Perché non sono particolarmente precisi in quello che fanno. Loro preso me e loro portato qui me, due cani che parla. Beh, non sono cani. Sì, quello che è, insomma, loro forma di cane. Sono più dei serpenti, anche se non fanno quelle cose con la lingua. Sì, però a me sembra più cane di orchi. Cane di orchi è bestia più o meno verde, che sta alta e... Sì, anche rossi ci sono. Un orcane. Un orcane. Ne ho sentito parlare, non ne ho mai visto uno. Io non ho dubbi che tu hai sentito parlare orcane. Beh, comunque andiamo, mi sa che è il momento di tornare indietro. Andiamo. Non so come. Non so neanche come sono arrivato qui esattamente, in realtà. Ho detto... Ma tu non dio tempo? Ho dimenticato come si fa. Però, quando ero con Alphons e Thane, ho detto... Beh, io forse potrei andare a cercarlo ed ha funzionato. Quindi adesso se mi rimetto nella stessa posizione... Io gli afferro un braccio subito. Forse potrei andare a... Senti, aprire un portale. Ok. E qua finisce la tredicesima puntata della tredicesima era della tredicesima stagione di Fambo. Non vedo l'ora, scusa, che ore sono perché mi sei morto? Le 11:15. Ah, ok. Quarto d'ora prima. Fambo! Fambo! Ora speciale orchi. Speciale orca mania. Ora sappiamo che cos'è successo alla tribù di Broxnar. Non sappiamo se sarebbe successo lo stesso senza che Broxnar tornasse indietro ad avvisare. Chi lo sa, è possibile anche che Bragg non sia morto, già, ma che si veda una sagoma nel cielo con un drago e un'altra sagoma sopra e continua a prendere pugni in testa. Esatto. Potrebbe essere cambiato, tu sicuramente hai cambiato perché
Credo che la prima volta siano stati attaccato il villaggio da senza tutti, informazioni. Infatti, i nani che tu ti ricordavi erano arrivati da nord e questi sono arrivati da sud, evidentemente. Quindi qualche cosa già è cambiato. È successo. Bisogna vedere come lo prenderà Alphonse. Sì. Tanto anche se avesse avuto il mantello non avrebbe potuto forse portarlo in no, chi lo sa. Ma difatti per quello non gliel'ho dato, che poi non se l'è meritato, è giovane, è un campione junior, è come l'Under 21. Lui è Serie A Under 21, io sono Serie A normale, che non esiste però la differenza, diciamo che quelle nazionali, ma vista la mia conoscenza di calcio ho già detto troppo. WWE, più che altro, conosco... più che Serie A, esatto. La WWE. La WWE, esatto. Sì, esatto. Quello che avete ascoltato era Fumble. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo in italiano. Ci trovate su fumblegdr.it, dove trovate, oltre alle miniature di tutti i personaggi e PNG importanti, anche lo shop, che è molto più importante delle miniature. Comunque potete... volevo dire che il personaggio si chiamava, perché non so se l'ho mai detto insieme, perché il nome chi l'ha scelto di voi due? Io. Tu? Il personaggio campione idolatrato da Gianni Negrini, perché non è la sua personaggio, è esatto. Bragg Krogan. Esatto. Porca menia. Esatto. Tutte le voci nella testa che ci stanno seguendo gridano a gran voce, fate lo spin-off degli orchi. Oh, grandi! Conta che io a un certo punto mi sono pentito di aver scelto l'NPC, perché sarebbe stato bellissimo il bardo. Perché Soundburst, il bacio di nano. Giustamente. Gli urli di battaglia. Beh. Vai! Esatto. Infatti tu l'hai giocato in bardo lo stesso. Sì, più o meno sì. Noi ci penseremo a sì. fare lo spin-off degli orchi. Assolutamente. Però io sì. lo voglio farlo solo se viene a masterizzare Simone. Perché lo dobbiamo mandare a male, tirato scemo. Per quello non si fa più, non lo vedete più. Esatto. Si sta ancora riprendendo dai coboldi. È ancora in ospedale psichiatrico. Esatto, dai coboldi. Purtroppo. Potete andare su QWERTY.it/associati, diventare soci di QWERTY o fare una donazione se siete già soci. Potete anche farla se non siete già soci, esatto. Ma non volete diventare soci ma ci volete dare dei soldi lo stesso. Potete comprare il merchandise. Potete comprare il merchandise, potete comprare il manuale di Urban Heroes su fumblegdr.it/shop. Fumble now! Ricordate che tutte le mosse che avete visto questa sera sono fatte da professionisti. Esatto. Quindi non provate quindi a farlo. Don't try this at home. No, assolutamente. Non prendete due nani e li sbattete esatto. contro una persona per fare il bacio del nano. Naturalmente ci teniamo a sottolineare come disclaimer che ovviamente noi non abbiamo nulla contro i nani quasi. Nessun nano è stato maltrattato. Esatto, nessun nano vivo è stato maltrattato in questa puntata. Quelli morti, d'altro canto. Sono lì. Sono lì. Ormai sono pezzi di carne, non sono più nani. Ma poi soprattutto non mi sembra che nessuno di loro abbia sofferto. No, quelli uccisi no, da sono noi. Morti tutti sul colpo. No, è vero, alcuni tra l'altro da fuoco amico, quindi che cazzo ci potevamo fare. Ecco, quelli che hanno sofferto di più sono stati quelli colpiti dall'acido del drago. Beh, allora, quello che si è visto arrivare un nano esploso, intriso di acido e schegge in faccia, forse ha sofferto un po'. Però è morto sul colpo. Sì, no, questo d'accordo, però esatto, nell'elenco delle morti io non la metterei proprio nei primi tre posti. No, direi di no. Vabbè. Ringraziamo anche quelli che ci hanno regalato svariate cose negli ultimi mesi, anzi negli ultimi anni, perché questo è il quarto anno di Fumble e già il quarto. E già dal primo anno hanno iniziato a regalarci delle cose, noi siamo molto contenti. Ci sono dei giochi che ci avete regalato a cui non abbiamo ancora giocato, ma vi promettiamo che ci giocheremo. In lista, ad esempio... Quasi fa tutto. Esatto. In lista, ad esempio, ci sono Savage Worlds, L'Alba di Cthulhu e Rifts. Rifts, in particolare, secondo me è un one shot... Perfetto. Si fa. Poi ci abbiamo anche varie altre, ci abbiamo Paranoia, ci abbiamo... Vabbè, io parlavo di quelli che ci hanno regalato. Perché poi in realtà abbiamo anche Slanger of the Five Rings. Seven Sea, Paranoia, ce ne sono Coso, quello su tutto i design, si chiama? The Genesis. Sì. Abbiamo finalmente il manuale di Mutants and Masterminds, possiamo fare qualcosa di serio. Abbiamo il manuale di Mutants and Masterminds, abbiamo il manuale di Shintiara ora. Shintiara che una testa tra l'altro ce l'abbiamo quindi è una mappa a testa anche una mappa a testa ma quella non la porteremo a condividere e io ce l'ho di là in realtà quindi esatto. la porterò a condividere e noi abbiamo un Gianni non abbiamo paura di usarlo. Noi torniamo settimana prossima sarà solo una puntata di nuovo prima o poi faremo di nuovo due puntate in una settimana ma vi terremo aggiornati anche su quel frangente.
Nel frattempo, se ci volete scrivere, ci potete scrivere su Twitter a @FumbleGDR oppure sulla pagina Facebook, che vi invitiamo a condividere con i vostri amici, a mettere like se non l'avete ancora fatto e a lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 nani, a 5 barbe di nano. Su iTunes. Adesso voglio vedere, perché alcuni hanno fatto la recensione quando dicevamo a 5 spade, hanno fatto il coso asci, il codice asci della spada. Della spadina. Delle spadine. Adesso voglio vedere come riuscite a fare la barba di nano. Però secondo me se vi impegnate la potete fare. Se lasciate recensioni e votazioni è più facile che altra gente ci trovi, quindi è più facile che qualcuno ci regali qualche cosa, quindi noi giocheremo più a lungo. Esatto, molto semplicemente. O se no, fatelo anche solo per nostro sfizio personale, per vedere: ehi, ci hanno scaricato di più questo mese. E mica poco. Assolutamente. Così che poi decidiamo se andare avanti, se fare lo spin-off di Orchi o no. Naturalmente, grazie a tutti per i commenti che hanno già lasciato. Assolutamente. C'è un sacco di commenti positivi. Sì, per tutte le iniziative. Non solo positivi, ma belli. Belli, esatto. Perché danno una notevole soddisfazione leggere i commenti a me di settimana. Quelli, io ho delle preferenze, lo ammetto, non ci dovrebbe essere una preferenza tra i commenti perché sono tutti bellissimi, ma io ho una preferenza per quelli che dicono che riescono, poi se voi giocate già, bella per voi, sono veramente contento. E non sono ironico, potrebbe sembrare... quelli che dicono ho riniziato a giocare o ho iniziato a giocare, quindi magari... Se volete che alcune persone inizino a giocare e pensate che si possano trovare bene, divertire o capire un po' più divertire che capire esattamente come funziona il gioco, passategliela. Se non gli piace, bella per voi, se potete abbandonare un amico. Se invece gli piace, avete qualcuno con cui parlare di vaccate. Non abbandonate gli amici, costringeteli piuttosto ad ascoltare Fatti. Esatto. Come ha fatto la nostra amica Ludovica. Io invece saluto in particolare tutti gli automobilisti che ascoltano in podcast Fumble e si passano ore e ore in macchina. Lo zoccolo duro, duro di Fumble. Sono uno di loro e quindi li capisco. Senza di voi non saremmo niente. Già. Salutiamo anche quelli che ci ascoltano in diretta, che ci troveranno in diretta settimana prossima. Che dedizione, li ammiro tantissimo anche loro. Su Facebook e su Spreaker, entrambi in diretta. Saluti anche a tutti quelli che ci guardano e ascoltano poi. Noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble. Fumble! Fumble! Fumble!